Salve, in questo breve video tutorial vedremo alcune funzionalità relative a Scuola Next per quanto riguarda l'andamento dei nostri studenti. Dopo aver fatto il login, sono entrato nell'area della stampa dei registri. Tralascio le cose che mi sembrano meno importanti, ad esempio la stampa intera e integrale del registro di classe o del registro del professore, e andiamo invece a vedere alcuni quadri particolari. Ad esempio, posso scegliere di vedere per ciascun alunno, dopo aver selezionato la classe che mi interessa, qual è la situazione nel dettaglio. Posso eventualmente togliere alcune cose che non mi interessano, per esempio le note, le assenze, e chiedere di vedere il file in formato PDF o in Excel. In questa maniera ho il quadro completo della situazione relativa allo studente per tutto l'anno scolastico. Un'altra funzionalità comoda mi sembra questa, riepilogo per classe, forse la più importante fra tutte. Ancora una volta scelgo la classe, scelgo eventualmente il periodo, in questo caso lascio quello di default, cioè dall'inizio dell'anno scolastico fino al giorno attuale, tolgo le note che non mi interessano e cliccando su conferma ho la possibilità di avere il quadro sintetico studente per studente di tutto ciò che si è verificato durante l'anno scolastico con data, voto e tipo di valutazione che ho registrato. Ci sono anche le assenze, anche le giustifiche e quindi ho perfettamente sotto controllo tutto l'andamento di ogni singolo studente. Infine, c'è la possibilità di vedere la situazione di ogni singolo studente in tutte le discipline, non soltanto nella propria, ma questo ovviamente vale soltanto per la classe, chiedo scusa, nella quale si è coordinatore. Ancora una volta scelgo uno studente e ho la possibilità di vedere, nel caso per esempio venga a discutere un genitore con me, in quale periodo e quale tipo di valutazioni mi interessano. In questo modo posso avere non soltanto la situazione della mia disciplina sotto controllo, bensì l'andamento generale dello studente in tutte le discipline. Questo è estremamente comodo quando si parla con i genitori, una sorta di portfolio praticamente. Come vedete, per ciascun evento è sempre possibile aggiungere commenti ed argomenti trattati, ma questo va fatto ovviamente in fase di registrazione della valutazione e non dopo. Grazie.